In questa particolare domenica in Arbis ci ritroviamo qui riuniti per celebrare la festa della pace che fu istituita nel 1559 a seguito di un lungo e tormentato periodo di gravi conflitti che afflissero il governo municipale della città di Teramo nella metà del XVI secolo. Furono le nobili donne teramane, sostenute dal vescovo Piccolomini ed implorando l'intercessione della Madonna delle Grazie e di San Berardo, che decisero di intraprendere un'azione di pace per porre fine alla violenza e alle lotte intestine. Quest'anno, in epoca di pandemia, di Covid, con un po' più di libertà, quel poco che siamo riusciti a strappare, abbiamo voluto riproporre la festa della pace solo con le paciere. È un segnale importante di resilienza per la nostra città. Era una festa che faceva onore al governo di più di 300 anni delle donne. Noi abbiamo voluto mantenere come Teramo nostra questa tradizione, facendo rinascere i quattro quartieri e i quartieri che erano il simbolo di Teramo. Una giornata importante che appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione, era importante quest'anno poterla organizzare, anche così in forma ovviamente ridotta. Purtroppo l'anno scorso in pieno lockdown, insomma, la situazione era più complicata e quest'anno abbiamo voluto fortemente, grazie al lavoro assolutamente meritorio di Teramo Nostra, che ringrazio, la presenza fondamentale dell'associazione per la vita della nostra comunità, e quest'anno assume un significato anche diverso, perché il messaggio di questa festa, di questo momento, è un messaggio che è assolutamente di attualità. È il momento nel quale noi dobbiamo assolutamente rimuovere i contrasti, le barriere, gli scontri, le divisioni, per sentirci tutti comunità e affrontare questo momento. Era importante anche e soprattutto per questo quest'anno poter celebrare la festa, e poi ci ricorda anche il ruolo straordinario, insomma, che hanno le donne, le pacere, in una comunità che voglia sentirsi grande, voglia avere una prospettiva e sappia vivere insieme.